Sì, grazie Presidente, sarò più breve dei 3 minuti, nonostante la materia sia molto importante, insomma, e determini per tanti motivo di crisi economica e sociale. Su questo sono tutti d'accordo, maggioranza ed opposizione. Ecco, quello che purtroppo non ci vede d'accordo in questa mozione non è tanto il fatto di entrare nell'ambito delle competenze del governo o della regione, che in effetti, diciamo, esula dalla competenza del sindaco, cioè, nel senso, la sindaca può anche chiedere le cose che questa mozione vorrebbe che fossero l'impegno della giunta, però diciamo, sarebbe un po' prendere in giro, tra virgolette, a nostro avviso, diciamo, alcune categorie, perché in realtà loro, la mozione chiede di aprire tutto, di dare i soldi a chi è in difficoltà. È facile sicuramente fare opposizione, la posizione di responsabilità è più difficile. Ecco, la posizione di responsabilità del governo è quella di garantire salute e sicurezza come principio primo, essendo consapevoli che purtroppo questo produce gravi disagi economici e anche sociali alle categorie produttive. Per questo noi abbiamo presentato una mozione che sicuramente va nella direzione del sostegno economico, dei contributi a fondo perduto e di vicinanza alle attività produttive, ma non entrando nel merito di quando e quali sono le aperture, perché diciamo, il Comune di Roma non può agire ciecamente senza cognizione di causa chiedendo un qualcosa di cui non si conosce, insomma, l'effetto in termini di salute e sicurezza. Per questo motivo ci asterremo su questa mozione. Insomma, noi ne condividiamo una parte che poi è la stessa, diciamo, noi abbiamo presentato la mozione lo stesso giorno, nello stesso momento in cui è stata presentata anche questa, e vedrete che la quarta mozione ricalca la parte dei sostegni economici, i contributi a fondo perduto e qualunque altra possibilità nell'ambito dei DPCM possa aiutare le attività produttive a risollevarsi, prima a sopravvivere, perché oggi questa è la lotta, e poi a risollevarsi nel più breve tempo possibile. Se noi aprissimo troppo, rischieremmo di creare un problema e banalmente potremmo anche fare peggio, perché potremmo tenere i numeri troppo alti e causare un lockdown che magari diciamo chiusure parziali. Poi c'è un'altra considerazione, è che avendo aumentato lo smart working, avendo chiuso le scuole secondarie, in realtà si aprono gli esercizi dopo il 18 per cosa? Perché molto è dovuto, soprattutto nel centro storico, al turismo della periferia che va verso il centro storico, parliamo di ristorazione. Quindi banalmente dovremmo far aprire magari i locali con poi nessuna clientela che li va a popolare, e quindi diventerebbero solo ulteriori costi. Questo è un elemento di riflessione. Rimane comunque la volontà anche della maggioranza di aiutare le attività produttive, e questo lo vedremo nella quarta mozione. Grazie.